Buongiorno tesorine! Là c'è la mamma. Comunque, vi volevo mostrare velocemente la spesa che ho fatto al CRAI e da Tigotà. Siamo andate a fare diversi giri, tra l'altro ho cambiato il piercing, è più corto, evviva! Ora riesco, c'è tutta un'altra vita, ma va bene. Comunque, vi mostro subito cosa abbiamo preso. Allora, scusate se è un po' buio, ma avevamo caldo, quindi abbiamo chiuso tutto e fatto corrente perché si muore. Allora, qua ho preso un po' di cosine, ho preso la fesa di tacchino per me, poi ho preso il latte, ho preso questo qua microfiltrato perché costava meno di quello normale, quindi ho preso questo. E ce n'è anche un altro litro nell'altra borsa. Ah, ho preso i giornalini, mamma, ne ho preso uno anche per te. Un giornalino per vedere cosa danno in TV. Sentite zampettare, ormai sapete chi è, Nala. Birrettina per Ricky perché ne aveva già una in frigo, quindi ne ho presa solo una. Poi yogurtino, questo qua di Super Mario per Fede, e due di questi qua soliti che prendo io, 0,1%. Poi nell'altra busta c'è l'altro latte. Poi c'è un pane ai 8, no, non 5, 8 cereali. Poi il pane normale perché a Ricky piace di più questo. Riuscirò prima o poi a convertirlo. questi qua sempre per Fede che è un amante dei plum cake. E poi basta anche qua. E poi qua ho preso. C'è un po' di carne, un po' di formaggio, l'ho preso. Il primo sale è questo qua che non l'ho mai provato, un po' più piccolino, tanto lo mangio solo io. Poi mozzarella light, ne ho prese due mozzarelline light della Galbani. Poi ho preso questi due formaggi per Ricky che a lui piacciono, erano in offerta, quindi ho preso, mi pare sia una Toma e un'altra cosa che mi sfugge, aspetta, Toma questa e questa qua è Fontal. A lui piacciono abbastanza questi formaggi stagionati, a me no, quindi io Philadelphia Light. Poi ho preso questi qua, fatti così, vedremo come sono, poi vi faccio sapere. Poi ho preso questo salmone, tranci di filetto di salmone, era in super offerta anche questo, quindi ho voluto provarlo e non li ho mai presi, surgelati. Poi ho preso, qua dentro vabbè c'è un insieme di cose, c'è sia la tritata e volevo fare le polpette oppure il ragù, adesso vedo se ne avanza, faccio entrambe le cose perché ne ho preso un po', e poi c'è mezzo petto di pollo tagliato a fette. Quindi questa è la spesa al CRAI. Poi invece qua siamo passati dal verduriere e ho preso. Allora, tanto devo tirare fuori tutto e vi faccio vedere, guardate che belle zucchine. Poi a Ricky piacciono tanto i fiori di zucchina fatti sia fritti o al forno, magari li faccio al forno che anche per lui sono più leggeri. Quindi zucchine. Poi ho preso le uova. Queste qua levate a terra le aveva già lì al verduriere, quindi non le ho prese al CRAI, le ho prese lì. Si è sbeccata un'unghia, va bene. Poi banane, qua ci sono le banane che dopo sistemo. Qua ci sono i pomodori cuori di bue, ne ho preso qualcuno più maturo, qualcuno meno maturo. Poi due finocchi. Poi ho preso l'insalata iceberg perché ho visto diversi tutorial su come fare questo, diciamo, chiamiamolo manigotto, ma non è un manigotto, comunque è quella iceberg, quindi la taglierò tutta a pezzi piccolini piccolini e faccio l'insalata così. I due finocchi e basta. Quindi questo invece è il verduriere che poi porterà anche l'acqua più tardi. Allora, mi sono spostata di qua perché tra il rubinetto aperto, Fede che parla, insomma, mi rendo conto che i rumori possono anche dar fastidio in video. Allora, ho preso questo panno qua super morbido per togliere la polvere, non so, mi ispirava tantissimo per i mobili più delicati, magari quello del soggiorno, i comodini, non lo so, mi ispirava, quindi voglio provarlo, magari poi anche di questo vi faccio sapere come mi sono trovata. Poi ho preso l'alluminio per la cucina che avevo terminato,
Poi in offertissima 90 centesimi o 99, non ricordo, c'era questi deodoranti qua della Home Circus. E io tutte le volte che leggo qualche profumazione talco vado in brodo di giuggiole, quindi l'ho preso, ne ho presi due in realtà, perché per 90 centesimi comunque noi, avendo anche un cane, dopo che pulisco spruzzo comunque sempre un po' di deodorante, o quando capita che magari Nala ha fatto la pipì sulla traversa, comunque un po' di odore lo lascia, quindi dopo aver lavato questi li uso abbastanza. Poi ho preso dei cerotti trasparenti, perché ne abbiamo solo più di topolino e quindi per Fede sono ottimi, ma per noi un po' meno magari di topolino, quindi ho preso qualcosa di più serio, ecco, un po' più normale. Poi ho preso questo qua, l'avevo preso anni e anni fa, era una vita che non lo vedevo in giro e può essere utile quando capita, non lo so, poi adesso magari che ho il piercing, una spruzzatina, non lo so, ho pensato di prenderlo. Visto che ho letto anche che ha anche il propoli, quindi protegge contro le aggressioni microbiche e quindi mi è ispirato per quello, azione purificante senza zucchero, quindi alito fresco a lungo, quindi alla menta può essere utile ogni tanto. Poi ho preso questo che non vedevo in giro da una vita e mezza, ragazze, con cui mi trovo benissimo perché mi faceva le gambe super super lisce, una cosa strepitosa. Se lo trovate io ve lo consiglio, se anche voi non avete l'abitudine di spendere miliardi dall'estetista a fare cerette, perché io non faccio la ceretta, uno perché mi fa veramente vedere le stelle, non lo so, non mi fa impazzire. E un'alternativa buona, la lametta sotto la doccia o comunque quelle creme che ho già anche acquistato, dove passi poi la spatolina e ti toglie comunque i peli. Ho pensato alternativa per quest'estate, fare questi massaggi con questa spazzolina che ti leva anche la pelle morta, queste cose qua, quindi lo proverò, anche di questo vi farò sapere sicuramente. Poi ho fatto scorta di shampoo e balsami perché ho finito tutto. Allora, ho preso questo qua antiforfora, anche se io non soffro di forfora, però visto che lo scorso lavaggio, non so se lo shampoo che era troppo aggressivo, quella della Pantene, non lo so, però mi è un pochino di fastidio, me l'ha creato quello shampoo. Ho preso anche questo qua antiforfora da tenere per quando dovesse capitare, insomma, da tenere per tutti, per Ricchio, per me, insomma, tanto è unisex, va bene anche da uomo. E quindi ho preso questo antiforfora e poi ne ho preso anche uno che mi ispirava un sacco, della nuova linea che è uscita, la super districante. Aveva anche quella specie di siero per salvare le punte e non tagliare mai i capelli, cosa fantastica comunque. Vedete, Dream Long, quindi lungo sogno lunghi, insomma, per i capelli lunghi in sintesi. Shampoo ripara lunghezze, cheratina vegetale, più vitamine, più olio protettivo, ripara le lunghezze senza appesantire, per capelli lunghi e danneggiati, quindi perfetto. I miei non sono particolarmente danneggiati, però comunque facendo le tinte un po' lo sono sempre. E ho preso sia lo shampoo che il balsamo. E poi ho preso questa crema corpo, voglia di coccolarmi, ma poi capirete in un prossimo video perché, cosa farò domani. Anzi, non domani, ma il primo giorno che capita che sono sola lo farò, penso mercoledì. E poi vi farò vedere. Comunque ho preso questa crema corpo al cocco, intensamente profumata, dell'erboristica, l'ho pagata un po', però almeno una cosa decente da mettere sulla pelle, perché è dell'erboristica, quindi dovrebbe essere una roba abbastanza buona. E poi ho fatto shopping da Tigotà come sempre. Ho preso questo eyeliner perché con l'altro che ho, a parte che sta per finire, poi mi trovo meglio con quelli a pennellino così, poi ve lo farò vedere dopo nel vlog con calma, comunque della Pupa, ed era anche questo scontato. E poi ho preso un po' di smalti perché, come vi dicevo, non faccio più per un po' la ricostruzione e quindi devo comprarmi degli smalti perché non ne ho più veramente. E alla fine ho comprato ben 4 smalti perché ho solo questo. Guardate come si è sbeccato, è una cosa incredibile. E sto cercando di non mordermi più le dita, di fare la brava, anche perché ho il piercing e quindi sarebbe una cosa che non va bene. E quindi, insomma, sto cercando di curarmi un po' le mani senza gel. Quindi ho preso questo qui, sempre gel Ecfet alla cheratina di Bella Oggi.
ma ha detto che è coprente, quindi lo proveremo poi, vedremo magari dopo lo cambio, tanto si è sbeccato. Ho preso questo qua, se vi interessa, è il numero 69, Sugar Cake. Poi ho preso questo qua, sempre stessa linea, del 70 ed è Candy Cake. Spero metta fuoco, ma ve lo dico io in caso. Poi, caspita, ho sbagliato, ne ho presi due uguali. No, non ci credo. Sono uguali. Ero convintissima che fossero diversi. Vabbè, uno lo regalo a mia mamma, comunque uguale. Sugar Cake ne ho presi due. E poi ho preso questa della Deborah Milano, cioè veramente le comiche. Deborah Milano, questo qua mi piaceva tantissimo, mi piaceva tantissimo anche a Fede, è molto fresco, molto estivo, proprio il classico color Tiffany. E questo qua è il 36 gel della Deborah Milano. Maxi pennello colore extra brillante. Sono rimasta malissimo per questa cosa. Ero convintissima di averne presi due diversi. La cassiera anche non se n'è accorta. Quindi, boh, andrò poi a cambiarlo perché. O lo regalo a mia mamma. Che dite? Ma sì, glielo regalo a lei, dai. Mamma, ho un regalo per te. Guarda. Te l'ho detto. Ma lo sapevi Te l'ho tu? detto che l'avevi già preso. Ti Ah, ho non detto, avevo ma no, capito. ma no, tanto io ne devo prendere. Non avevo E capito, vabbè, uno perché te lo no, regalo. adesso che vai il 30, che è il buono sconto, lo cambi? No, io te lo regalo. No, No, grazie. sì, così ce l'abbiamo Va uguale. bene, grazie. Va bene, dai. Adesso sono un po' sudatina. Adesso prepariamo pranzo, ci mangeremo una fettina di melone con un po' di prosciutto l'oro, io ho un po' di tacchino. E dopo mi provo questo smaltino. O questo è il Tiffany, mi sa che vado per il Tiffany, non lo so, anche questo è molto molto carino. Allora, stiamo facendo una frittata speciale, io e mia mamma. Una frittata con i fiori di zucca che adesso prendo. Quanti ce n'è alla fine? Vabbè, venivano anche ripieni Sì, questi. sono belli grossi. Adesso li laviamo, li puliamo. Sono due, tre. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vabbè, ce ne parecchi, laviamo. Allora, una volta pulite tutte, qua c'è la cipolla, che è quella lì, lo scalogno. Poi abbiamo unto la padella e mettiamo anche una noccettina di burro. Purtroppo sempre triste quando va via e veramente abbiamo preparato insieme il mondo. Ho preparato l'insalata di riso già per domani. Scusate, la luce è flashata. Ho fatto anche i pancake. Aspettate che vi faccio vedere per domani mattina. Pancake già pronti e porzionati per la colazione di domattina. La frittata stasera con insalata di pomodori, mamma mia che luce rossa. E, insomma, quindi adesso stiamo preparando tavola io e Fede perché sta arrivando Ricky, quindi mangeremo, una fame da lupi.
Eccoci, allora cenetta, cenetta pronta, qua ho fatto l'insalata di pomodori con cubetti di toma, quella dolce che ho preso oggi. Poi qua c'è la frittatina fatta con tanto amore da me e la mia mamma. E pane, candelina, adesso prendo anche l'acqua e il vino, il vinellino. Ogni tanto qualche goccina con l'acqua la beviamo, soprattutto io con l'acqua. E niente ragazzi, vi auguro un buon appetito e buona cena a tutte. Ciao!